Zitti. Amici di YouTube, buonasera! Tutto bene, tutto bene? Siamo in live su Twitch, voglio ricordarvelo, ogni sera dalle 18. E oggi stiamo facendo le storielle. E il tema di oggi, ve lo dico prima di iniziare il video, perché ovviamente questo pezzo di video è solamente per voi. Il tema di oggi sono figure di merda nei mezzi pubblici. Figure di merda. Quindi non mi scrivete delle storielle per quanto riguarda questa roba qui, ma venite su Twitch stasera alle 21. Raga, l'ho fatta. Sembrava un pezzo di video. Raga, sembrava un pezzo. Dai, sembrava un pezzo di video. Dai, questo sembrava veramente un pezzo di video. Grame, mandala. Vai, Grame, vai. E voi intanto mandatemi un audio o delle scritte. Mi raccomando, l'Instagram è questo qui. Se non mi seguite, fatelo, figli di puttana. Vi voglio bene. Muso professionista della comunicazione, certo, boy. Siete già partiti molto bene. Molto bene, signor. Sono carico. Ah, posso dire una roba? Intanto io voglio fare un applauso a tutti quanti. Voi, signori di Twitch, ma anche i signori di YouTube. Perché questa serie è una serie che mi piace un botto da registrare. E che, yay, portare su Twitch mi diverte un casino. A voi piace tanto e anche su YouTube, credo, possa piacere, ma di YouTube non mi frega un cazzo, perché tanto di loro non ci frega niente. Quindi GG a tutti qua, perché questa serie, signori, me la state facendo piacere veramente tanto. Veramente, veramente, veramente. Detto questo, sorsettino, e andiamo con le cazzo di domandine. Non è vero, si sono le storie, però andiamo delle storielle, ok? Molto bene. Allora, merda, ok. Molto bene. Vado, allora, io vado a culo, vado a culo. Persone di YouTube, venite su Twitch, merde. Mi associo totalmente. Vado uno a culo. Non è vero, voglio una donna. Come sempre le donne devono essere le prime. Mi hanno chiamato secca e... Guarda ste donne quanto tempo ci fanno per... Ok, ce l'abbiamo, attenzione. Bella Musu, io abito in un paesino vicino a Sassari e devo prendere il pullman andata e ritorno. Da noi la prima settimana di scuola c'è la tradizione che al pullman di rientro si fa la schiuma ai primini. Cioè vengono raccolti tutti i primini delle superiori al centro del pullman e i ragazzi dell'ultimo anno gli imbrattano completamente i capelli di schiuma da barba, di carta igienica e di assorbenti. Ti disegnano completamente sulla faccia dei c***i con il rossetto. Alla fine della preparazione sono costretti a cantare a squarciagola davanti a tutti. E io l'anno scorso ho dovuto subire tutta sta tradizione davanti al ragazzo che mi piaceva. E con mezzo paese che mi rideva in faccia. E niente, sono morta di vergogna. Signorina, questa tradizione è mezza illegale, signora. Signorina, amici di Sassari. Sassari dov'è? In Sardegna, no? E là in quei posti strani. Già che avete delle persone che si perdono nella foresta. Non ci aggiungete anche queste tradizioni di me, eh? No, questa non è pari-ippari, signori. Questa non è pari. E abbiamo l'audio da parte di un TikToker. Uno di quei streamer TikToker di me. Ok, quindi buonasera, vada, sentiamo la sua... figura di me. La questione è molto semplice. Praticamente stavo tornando da scuola con il pullman, il famosissimo 2. Praticamente avevo questo ragazzo che era seduto e ce l'avevo davanti, no? Io ero in piedi e a fianco a me c'era una signora che aveva i suoi 60-70 anni. Insomma, una signora anziana molto gracile. Guardo il ragazzo e faccio, vabbè, da solo si alzerà, farà sedere questa povera signora comunque che ha la sua età. Il ragazzo non si alza, non fa nulla e decido di intervenire io da buon cittadino, caga cazzi, quale sono? Faccio al ragazzo, fra, non è che faresti per favore sedere la signora anziana comunque che ne necessita di più? Il ragazzo mi guarda e fa, oh, sì, fra, scusa. Il ragazzo si alza, mentre si alza prende le stampelle. E poi mi dovete dire che i TikToker non sono delle persone di me, eh? Io quando faccio le live contro i TikToker tutti, no, Muso, no. Rega, eh? Avete Amazon Prime? Che disprezzo. Prima di tutto io mi aspettavo che, tipo, vedo la signora in piedi, mi alzo in piedi e entro in scivolata, perché a me non la mettevi seduta. Mi aspettavo già una roba simile, invece no. Sei andato a rompere il cazzo a quel purello con le stampelle. Cristo Dio. Ma scusa, se vedi una signora seduta, falla sedere. Non importa il modo, non importa dove, ma falla sedere. Fai sedere la signora. Raga, ma qualcuno si ricorda dal video di... Cioè, qualcuno si ricorda... Senta, guidatore, guardi a due maleducati qua, per favore. Ma perché devi fare così? Ma fai sedere la signora. Perché devi fare lo scemo? Fai sedere la signora. Fai sedere la signora, porca madonna. La storia della discografia mondiale. C'abbiamo signor Gex, attenzione. C'abbiamo signor Gex. Per chi non lo conosce, Gex è... Avete presente il vostro amico? È un uomo di me. Andiamo ad ascoltare Gex, uomo di me. Buonasera dottore, buonasera chat. La mia storia consiste insieme di me e il mio migliore amico dei tempi. Prendiamo un autobus, andiamo all'Ipercop. Dopo aver messo il biglietto, mentre vado a prendere posto, l'autista parte.
ancora prima che mi siedo, inciampo tra virgolette e vado a finire su una persona. Una persona del sesso opposto. E la mia mano finisce in un posto dove non doveva finire, ovvero tra le parti superiori del corpo di una donzella. Aiuto, che cringe. Dopo l'accaduto lei ha fatto una risatina isterica, io me ne vado dietro insieme al migliore amico che stava morendo dalle risate. Io stavo morendo dall'imbarazzo, speravo che la ragazza dovesse scendere il prima possibile, anche perché era con un amico, forse il ragazzo. Nel mentre che ascoltavo l'audio vedevo Spati che scrive: oh no, I hope I don't fall, Mary don't fall, Mary don't fall. Avete visto quel video? Com'è che era? Don't fall Mary, tipo Mary don't fall. Oddio, questo mi è piaciuto, eh. Voi vi immaginate Gex quando parte l'autobox? Gex è lui e quello dietro. Porca puttana. Ok, grazie Gex per questa. Io voglio agganciarmi alla storia di Gex dicendo che io ho fatto una roba come la tua, però. Buonasera Muso, buonasera Twitch. Praticamente la mia figura di merda sui mezzi pubblici accadde all'incirca 6 anni fa. Ero in Spagna, ero in metro. A un certo punto sento sti qua parlare in modo strano e dico a mio padre: oh, senti questi qua come parlano di merda, che lingua del cazzo. Questi si girano, mi guardano male. Mio padre mi guarda anche lui male e fa: questi sono proprio dei napoletani. Bro, no vecchio. Allora, la prima regola del mondo. No, questa è la prima regola, vecchio. Mai insultare i napoletani, perché i napoletani sono una community assurda. Cioè, se tu già provi a dire napoletani, si incazzano incredibilmente. È assurdo. Se tu per sbaglio dici napoletani, ci sono lì vicino, è finito. Quindi io mi dissocio dai napoletani. Però se ha raccontato questa storia vuol dire che non l'hanno pestato. Quindi un ringraziamento speciale ai napoletani. Saluto, care, un saluto. No, Zilo, no. Zilo, no. A terra. Allora, andiamo avanti. Oh mia bella madonnina. Assolutamente anonimo, ok? Devo sentire però un attimo la voce. Così come Fra. No? Fra. Ecco quando sto parlando io con questa voce. Porca di... Ok, scusate. Oh, ci sono, ragazzi, ci sono. Questa storia sarà molto breve. Dopo aver soddisfatto i miei bisogni su un pullman, sono accorto che dietro di me c'era la telecamera di sicurezza. Vai papà, vai parini, la Fra, tu rimarrai anonimo. Te lo dico, rimarrai anonimo, signor Davide. Comunque, che cazzo fai? Hai pisciato nel pullman. Fra, vecchio, hai pisciato nel pullman. Fra, si è segato. No, ha detto dopo aver fatto i bisogni. Non credo che si sia segato. Credo che abbia pisciato. Ragazzi, secondo voi si è segato? Ho bisogno di sapere se si è segato realmente. Fra, tu che hai parlato di questa cosa, dimmi, scrivimi ora su Instagram se ti sei segato, vecchio. Ti dico una cosa, persona che si sega negli autobus, probabilmente quel video l'hanno visto e probabilmente un uomo ciccione pelato con la muffa sotto le ascelle si è segato guardandoti segare. Cin cin. Raga, ma spararsi una sega un autobus? Beh, io non l'ho mai fatto. Non so se voi l'avete mai fatto. Io non l'ho mai fatto. C'è qualcuno che l'ha mai fatto? Dai, qualcuno che l'ha fatto? L'ha fatto, raga. Uno sì. In autobus no, in classe sì. Fra, come in classe sì? Ascoltiamo l'ultimo. Sì. Dai, voglio l'ultima donna. Raga, voglio una donna. Dio Madonna. C'è una donna? Dai, no, mettiamo uno col cazzo. In pratica, ero nel pullman della scuola, ecco, diciamo, prima che ci fosse il Covid, proprio prima. E i miei compagni sfidano un po' a mettermi sopra nel portabagagli, sopra i sedili. Io l'ho presa sul personale e sono messo effettivamente sopra lì. Quando mi accorgo che era effettivamente la mia fermata, provo a scendere dal portabagagli, ecco, diciamo, ma non riesco. I miei compagni continuano a spingere su. Arrivo nel paese dopo il mio col pullman chiuso. L'autista non c'era. Non sapevo cosa fare, sono entrato nel panico. Ho aspettato che il pullman andasse fuori dalla mia provincia. Entrassero i boomer che si mettono davanti nei sedili davanti al pullman. E la madonna, e che cazzo di autobus c'hai? Che cazzo di autobus è? Che arrivi nella fermata e non c'è l'autista. Pullman della Tesla che si guida da solo. Raga, questo mi sa che è un paripari. Mi sa che chiudiamo stasera con un pari. Signori, silenzio un attimo. Uno dei momenti più alti della live. Dai papà, vai pari, mi lavare stende. Signori, il pari finale l'abbiamo fatto. Io ricordo a tutti quelli di YouTube di lasciare un like e un commento, scrivendo anche un'idea per le possibili storielle della settimana prossima o di quelle di stasera, decidete voi. Non so che cazzo volevo dire, stavo per chiudere il video, ma sto facendo una live, Cristo Madonna.